Il caso di Malpensa parte da un episodio negativo, che è la scelta di delocalizzare 500 famiglie a seguito della scelta di far diventare l'aeroporto di Malpensa come aeroporto internazionale, e conseguentemente si è data la possibilità a quelle famiglie che abitavano in luoghi dove non si poteva risiedere di andarli. L'operazione non è stata assolutamente facile, unica in Italia, addirittura nel mondo. Gli immobili sono entrati nel patrimonio pubblico, la scelta era di vendere questi immobili, però purtroppo ci siamo trovati in un momento particolare del mercato immobiliare di declino che non ci ha permesso di vendere questo patrimonio. La conseguenza è stato che il patrimonio lasciato in quelle condizioni vuoto ha subito danni, subito anche delle occupazioni abusive che creavano un disagio sociale da un lato, ma anche problemi di ordine pubblico. E quindi a quel punto la scelta è stata, nel 2014, l'assessore Viviana Beccalossi, quasi all'inizio della sua mandato elettorale, vedendo quella situazione di degrado e comprendendo che quella era la cartolina dell'Italia con Expo, che sarebbe iniziata il 1° maggio 2015, ha deciso, e anzi ha proposto al comitato di cui fanno parte tre ministeri, due province, tre comuni, eccetera, di demolire quelle case. E così siamo partiti a giugno 2014 e al 1° di maggio del 2015 abbiamo demolito i primi 100 edifici. Questa è stata un'esperienza unica nel suo genere, perché non si conosceva, innanzitutto addirittura i bollettini di Camera di Commercio non prevedevano questa tipologia, si prevede sempre di demolire per ricostruire. In questo caso si è pensato di demolire per ripristinare a verde quelle aree. E la dimensione territoriale, la dimensione in termini anche di quantità di queste demolizioni ha portato in sé degli elementi di conoscenza importanti per le imprese, per i cittadini e per qualsiasi altro soggetto abbia intenzione di intervenire sull'usato, perché questo è il futuro. Il futuro dell'urbanistica sarà quello di intervenire a rigenerare aree delle città,